Impresa sociale. Tutti parlano di impresa sociale, cos'è impresa sociale, e l'impresa deve essere più sociale, l'impresa sociale, ma esiste l'impresa sociale, come cataloghi di impresa sociale, e l'impresa sociale in Italia, in Europa, nel mondo, terzo settore, inter-terzo settore. E noi abbiamo visto tante imprese sociali ovunque, in Italia, in Europa, in Nord America, in Sud America, in Africa, in Asia, ma alla fine noi pensiamo veramente che tutte le imprese dovrebbero essere sociali. Che cos'è impresa sociale? Impresa sociale è un'impresa che pensa al bene della collettività e non soltanto al profitto. E va bene, quindi qualunque impresa dovrebbe pensare bene alla collettività. Cos'è impresa? Impresa è qualcosa, un soggetto unitario composto da tante persone che realizzano prodotti e servizi per migliorare l'ambiente che c'è intorno, per renderlo più efficiente, per renderlo più comodo, per renderlo più divertente, per renderlo più sicuro, e per renderlo più bello. Quindi per migliorare la società che c'è intorno e in cambio avendo un profitto. E allora, questo cosa c'è di non sociale in questo? Ma ci sembra che molto spesso, no, l'impresa sociale venga un po' vissuta come un'impresa che deve fare tutto quello che fa un'impresa tradizionale e con in più anche la parte sociale. Allora, cosa fa un'impresa tradizionale in questa visione mainstream? L'impresa tradizionale si occupa solo dei soldi. Unico obiettivo, fare soldi. Il profitto, senza guardare faccia a nessuno, il profitto prima di tutto, il profitto prima delle persone, no? E allora l'azienda, l'impresa, l'imprenditore, tritura, macina chiunque gli stia intorno, lo schiacciano. E poi invece c'è l'impresa sociale, che invece è un'impresa che deve fare profitto come le altre, ma in più deve anche pensare al bene del mondo, deve fare delle cose, deve impiegare fasce deboli, deve investire parte dei propri profitti per attività di utilità sociale, e allora questa cosa non funziona per noi. No, noi pensiamo che questa cosa qua non funziona per due ragioni. La prima è che non è vero che le imprese tradizionali sono tutte piene solo e soltanto di essere immondi che pensano solo e esclusivamente al proprio tornaconto e che sarebbero disposti per questo a passare sopra a qualunque principio, regola, dettametico. No, non è vero, non è così. Non è così. La maggior parte delle aziende sono fatte, gestite da persone che hanno coscienza e che lavorano con coscienza. E non funziona quel modello, perché se anche così fosse, sarebbe un modello sbagliato, per dover essere da un lato un'impresa che è disposta a tutto pur di avere profitto, dall'altro un'impresa che deve combattere con questo modello ad armi pari, ma no, perché in realtà ha in più il fardello di dover essere buono. Allora deve essere competitiva come questa, up-to-date come questa, concorrenziale come questa, ma devo pensare a qualcosa a cui questo non pensa. E allora è chiaro che il modello non può funzionare, perché io ho due soggetti che seguono le stesse regole, solo che uno ha un peso. No? E allora anche pensi che il fare il bene sia un peso che tira giù. E allora dici: no, aspetta, siccome c'è il peso che mi tira giù, allora in cambio cosa voglio? Voglio meno tasse, voglio agevolazioni, voglio vincere i bandi, no? E allora questo, secondo me, è un modello sbagliato, perché fare il bene, pensare alla società, pensare a chi si sente, è un peso? È un peso? Cioè pensare che un'impresa possa fare del bene, deve essere un peso? Il benessere di chi ci circonda è un peso? Veramente vogliamo pensare a questa cosa qua? No, noi non lo possiamo accettare. Allora noi pensiamo invece che l'impresa, tutte le imprese debbano essere sociali, ma che l'impresa sociale in particolare possa fare un po' da apripista. E spiegare e raccontare che esiste un modo diverso di fare impresa, dove il fatto di essere sociale non è un peso, ma è semplicemente un diverso modo, ti conduce a un diverso modo di organizzare
il tuo sistema di governance, il tuo sistema di relazioni, il tuo sistema di approccio al mercato, il tuo sistema di pensare a nuovi prodotti e servizi, e diventa quindi un elemento di vantaggio competitivo. Ma è chiaro che in un modello che invece è dominato da un modello tradizionale, in un sistema che è dominato da un modello tradizionale, questa cosa sembra che siano parole un po' vuote, no? E allora lì, in verità, diciamo no, ci sono degli elementi che possono aiutare, e questi elementi possono aiutare principalmente sono l'eterogeneità. Noi crediamo nell'eterogeneità, noi pensiamo che l'eterogeneità, noi pensiamo che lo scambio di modelli di competenze, che lo scambio di esperienze tra soggetti differenti sia importante. Noi, boh, pensiamo, siamo degli intellettuali, sì, certo, però facciamo anche cose con le mani. Noi pensiamo che sia importante farlo, noi pensiamo che siano competenze che vanno messe insieme, il computer da un lato e la scala dall'altro. E noi pensiamo anche che negli spazi di lavoro condiviso che noi iniziamo, che noi aiutiamo le persone a costruire, questo è quindi l'elemento fondamentale, mettere insieme attività che si basano sul computer e attività artigianali, attività che si basano sulle mani, ma non perché da una parte c'è il cervello e dall'altra c'è le mani, no, è che il cervello c'è dappertutto, solo che da un lato va verso determinate, verso costruzione e sedimentazione di determinate competenze, dall'altro va verso la costruzione e sedimentazione di altre competenze. Ma se noi le mettiamo insieme, diventa una bomba. È per questo che il modello multifactor, che è quello che noi proponiamo, è potente. Perché dentro questi due mondi non solo si parlano, ma interagiscono, insieme creano qualcosa di nuovo. Ma c'è un altro livello, e cioè il livello in cui l'impresa sociale e l'impresa tradizionale dentro, insieme, iniziano a parlarsi, no? E allora, da un lato le priorità dell'uno e le priorità dell'altro, che sono a tutt'oggi sono comunque differenti, iniziano a scontrarsi, ma iniziano anche a fondersi. E allora si crea un sistema in cui, poco per volta, certi elementi di vantaggio diventano elementi di vantaggio competitivo da un lato e dall'altro, vengono trasfusi perché il mondo, il quadro di riferimento di una parte, di una metà della mela, e il mondo, il quadro di riferimento dell'altra metà della mela sono proprio diversi, no? Ma esistono. E allora, quando queste aziende qua iniziano a succhiare esperienza, a trasferirsi, scambiarsi una parte di questo mondo, allora succedono cose meravigliose. E allora lì si capisce che non è vero che le imprese sociali sono tutte soltanto imprese sovvenzionate che senza l'iniezione da fuori non potrebbero vivere, ma si inizia a capire che hanno degli elementi di vantaggio competitivo interno che devono però essere messi a sistema per essere sfruttati, ma bisogna costruire il sistema perché questa cosa qua possa succedere. E dall'altra abbiamo delle aziende che non è vero sono soltanto dei senza cuore e no, invece hanno anche una serie di altri valori che a volte faticano ad uscire, ma che possono, che devono uscire. E allora, mettendoli insieme, si crea una fertilizzazione incrociata, e questa cosa qua aiuta entrambi. E guarda caso, dopo cosa succede? Succede che insieme propongono al mondo che gli sta intorno cose più belle, prodotti migliori, servizi più innovativi e si lanciano in imprese apparentemente impossibili. E allora qua il vero vantaggio dell'ibridazione, il vero vantaggio dell'eterogeneità esce fuori. Ecco, noi con questo noi pensiamo che possa veramente aiutare lo sviluppo dell'impresa sociale e lo sviluppo dell'impresa in generale verso un modello di tipo sociale.